caserta a vivere i problemi che avete voi, perché noi girando per l'Italia un po' tutto, in questo caso veramente tutto il mondo e il paese, perché ogni territorio, e specialmente per poi per quanto riguarda il paradigma dei rifiuti, ha i suoi problemi, perché attorno ai rifiuti, come attorno all'urbanistica, quindi alla gestione del territorio, si muovono come al solito gli interessi, i poteri forti, e quindi lì non c'è colore politico che tenga, ci sono i soldi dietro e quindi ci sono gli interessi. Essendoci gli interessi, sia a centrodestra sia l'amministrazione di centrosinistra può deragliare e andare in tutt'altra direzione che quella che ha detto Enzo, quindi che si occupa del benessere delle proprie comunità. Quello dei rifiuti è un paradigma forte, specialmente qui, perché, lo ha accennato Enzo, le misure che ha fatto Camigliano vengono fatte quotidianamente in tanti comuni d'Italia, si copiano, che l'Associazione dei Comuni Virtuosi fa questo, mette a disposizione tutte le buone pratiche, tutti i progetti concreti e, come ha detto Enzo, economicamente vantaggiosi, quindi ci si guadagna a fare il porta a porta, ci si guadagna a gestire il territorio e sulla strada della piena sostenibilità. È un paradigma forte perché? Perché poi c'è tutti gli altri discorsi dietro, quindi il sociale, l'economicità, la socializzazione, la partecipazione. Quindi stamattina penso che appunto il numero con cui voi oggi partecipate all'iniziativa, a questa iniziativa di stamattina, è veramente un segnale incredibile e deve essere un punto di partenza. Ho visto venendo qui che dicevano anche loro che il comune è commissariato, ci sono i soliti problemi di infiltrazioni della criminalità organizzata, quindi se però queste persone vedono che c'è una comunità che veramente vuole riappropriarsi del proprio territorio, quindi una comunità attiva che dà segnali concreti senza paura, ma non si tratta nemmeno di paura, si tratta di fare quelle cose che devono essere fatte, e quindi lasciano il campo appunto quei signori a voi. Quindi attuando queste buone pratiche, attuando questi progetti, i rifiuti, noi in Camigliano, ma anche l'associazione con i suoi componenti del comitato direttivo, con gli altri comuni, come abbiamo fatto in altri comuni d'Italia, penso Procida, certo le situazioni sono difficili, però questi sono anche progetti, sono azioni che vanno nel medio e lungo periodo, perché non è che si ottiene tutto dall'oggi al domani, ma l'importante è la partecipazione e la comunicazione. Noi ci siamo, quindi vi daremo sicuramente una mano con le nostre risorse, con i nostri scambi di progetti, con i ragazzi del Movimento 5 Stelle, ma lo dico oggi, qui c'è il Movimento 5 Stelle, può esserci in un altro comune una lista civica, io sono iscritto a un partito, sono del Partito Democratico, ma non ho assolutamente alcun problema a dirvi che sono dalla vostra parte, perché qua ma qua c'è su ogni cosa, dipende poi la parte politica come vuole interagire, se far affari personali o far l'interesse del cittadino. Quando vuol fare l'interesse del cittadino dal lato c'è una comunità, quando vuol fare affari personali si cerca di tenere lontano il cittadino e a quel punto si mette l'alibi della camorra, io ero costretto. Vabbè, però qua stiamo notando, comunque si sta lottando con franchi tiratori, persone comunque quasi andati da poco, no? Ma dove credete di arrivare? Cosa pensate di fare? Da soli non potete fare niente. Ma non mi sembra che sia da soli. Com'è? Non mi sembra che sia da soli. Ci sono persone comunque di... Ma sicuramente. Questo. Certo, ma con Basù. Un pochettino difficile, perché comunque... No. Risvegliare le coscienze delle persone qua è difficile. Ecco, come si può magari arrivare a loro? Con quello che state facendo concretamente. Allora, voi stamattina avete fatto la giornata ecologica, avete pulito, che da un lato è un simbolo, dall'altro lato sta diventando un'esigenza, perché con i tagli dei comuni oggi il cittadino deve curare la comunità come se fosse casa propria. Quindi anche pulire fuori casa è un concetto che si deve trasmettere al cittadino, cioè non basta pulire dentro casa, ma se ogni cittadino pulisse davanti l'uscio di casa probabilmente avremmo una comunità più pulita. È questo che si deve trasferire al cittadino, che la comunità non è del comune, del sindaco, dell'amministratore, ma è di tutti, e quindi il decoro di una comunità è ottimo se tutti collaborano, e quindi proprio per questo quello che state facendo è un messaggio forte che sta partendo
non solo per quanto riguarda il dato simbolico, ma per dire noi vogliamo amministrare in questo modo questa comunità. Io spesso prendo il camion dei rifiuti e toglie i rifiuti, ma non per farmi vedere, non ho la campagna elettorale adesso, l'ho fatto fino a ieri, sono stato appena eletto, quindi non mi devo far vedere, è proprio perché non mi sento di vedere la mia comunità sporca, non perché sono simbolo, ma perché sono cittadino. Non da simbolo, da cittadino, non dobbiamo ragionare da amministratore, ma da cittadino della comunità. Mi trasferisco a Mignano. No, un attimo solo, lei prima si arriva, uno dei dubbi che sollevava Antimo è che ci siamo scontrati in diversi passaggi. Io stamattina ho l'enorme piacere di avere sia Francesco Udire, del presidente del WWF Versa, sia degli amici con cui stiamo condividendo, Ilaria Scione presente qui davanti, e quel tizio che si è girato questa qua dietro con la macchina, Salvatore Micillo, facciamo un percorso di sensibilizzazione attraverso una trasmissione web radio, si chiama Prong. Cerchiamo di fare educazione a 360 gradi. Uno dei temi che affrontiamo è appunto quello ambientale, che sta molto a cuore. Loro sono di Giugliano. Chi non conosce Taverna del Re? È uno scempio ambientale di proporzioni, non, senza abusare, potremmo dire bibliche da quel punto di vista. Quello è un aspetto che viene da una cattiva gestione del problema rifiuti. L'altro aspetto che viene da una cattiva soluzione proposta del problema rifiuti è l'inceneritore di Acerra. Antimo diceva, perché scegliere di dire no alle pratiche di incenerimento? Poi vi faccio un esempio, no, che sta lì in Emilia. Cioè la risposta è automatica. Allora, ci sono, se un territorio, e non parlo di un comune di Gricignano, un territorio, quindi una provincia di Caserta, un consorzio, parliamo della situazione ideale, fai porta a porta con il 70%, che è un dato, no, che è ottenibile, perché basta separare l'umido. Pensate al vostro territorio, alla vostra terra che è fertilissima, no? È una terra eccezionale, cioè portare, spendere addirittura 200 euro a tonnellata per portarlo in Puglia, veramente, e qua siamo alla follia più assoluta, quando potrebbe trasformarsi in compost, in fertilizzante per i vostri giardini, e non ci vuole nulla, basta separarlo, perché poi l'umido e gli scarti alimentari sono quelli. Quindi se un territorio fa il 70%, rimane il 30%, Cosa ci butti in un inceneritore che deve consumare, deve bruciare a 4.000 gradi 24 ore al giorno? Capite bene che è antieconomico solamente pensarlo. Quindi l'incenerimento è la strada più abbreviata, e perché poi, quello che dicevo prima, ci sono gli interessi, ci sono i miliardi di lire e centinaia di milioni di euro dietro, è la strada più abbreviata per risolvere il problema dei rifiuti, ma è antieconomico, è un progetto che si fonda esclusivamente sugli incentivi pubblici, sui cosiddetti CIP6, che assimilano, danno gli incentivi per le forme di energia che arrivano dalle fonti assimilabili, non dalle rinnovabili, quindi acqua, geotermia, eolico, fotovoltaico, ma anche scarti del petrolio, rifiuti. Quindi noi paghiamo una percentuale in bolletta ancora, e qua dicono, ma la politica che non riesce a prendere una decisione, ma non vuole prendere una decisione in tal senso, paghiamo una parte della nostra bolletta per finanziare gli inceneritori, che costano centinaia di milioni e devono bruciare continuamente. Tralascio il problema della salute, che è dimostrato, e non c'è nessun altro che abbia dimostrato il contrario, che bruciare comunque fa male alla salute pubblica. Quindi tanto più quando si buttano scarti, e non so cosa ci si butta attualmente alla Cerra, perché penso ci vadano anche i rifiuti non trattati, e parliamo di nanoparticelle, qua Beppe Grillo ha sposato in pieno, no, questa battaglia, perché per legge misuriamo fino alle PM10, le polveri da smog, ma i PM2,5, PM0,5 non si misurano, e sono quelli che vanno a livello anche genetico del nostro organismo. Quindi basterebbe solamente questa motivazione per dire no all'incenerimento dei rifiuti. Però ecco, l'altra motivazione veramente, c'è l'assurdo dell'antieconomicità, quindi se un territorio fa il porta a porta non sa che metterci dentro un inceneritore. Per carità, in situazioni di emergenza come può essere questa, ragionare attorno a un'alternativa, ma come ultima possibilità, io posso dirlo tranquillamente, no, purtroppo può starci, ma sicuramente non si risolve, perché tutti quei milioni di ecoballe che ancora, come ha fatto vedere Enzo due anni fa, quelli purtroppo rimangono.
l'inquinamento delle falde, l'inquinamento del terreno, quello rimane, però sicuramente si può costruire qualcosa di nuovo da, no, da ora, da adesso con le vostre comunità, lo dobbiamo sicuramente ai nostri figli, quindi ve lo dico tranquillamente, PD o non PD, perché poi attorno e dietro la costruzione di un inceneritore ci sono poi tutti quegli interessi di cui dicevo prima. Vi faccio l'esempio dell'inceneritore di Parma, quindi non crediate che solamente qui ci sono questi problemi. A Parma, in piena terra del Parmigiano Reggiano, prosciutto DOP di Parma, di fronte alla Barilla addirittura, quindi dall'altra parte dell'autostrada, stanno provando a costruire un inceneritore, 180 milioni di euro, che secondo noi è una follia. Ci sono i comitati, ci sono i cittadini che stanno cercando di bloccare questa, no, questo, la costruzione di questo mostro, ma dietro purtroppo c'è quella certa politica, e qua non c'è colore che tenga, che vuole andare da in tutt'altra direzione, e ci sono anche quei meccanismi degli incentivi che permettono di costruire ancora queste cose.